Daddy, I'm ready. Thank you, Daddy. Ma che cazzo? Ma che droga? Vabbè. Ciao a tutti, sono Guido. Semplicemente un tizio che lo scorso novembre aveva deciso di pianificare un viaggio di 3 settimane in Thailandia. Sì, esatto, 3 settimane. Ma qualcosa andò storto. Siamo a giugno e sono ancora in Asia. Qui i torni non contano. E nel frattempo ne sono accadute di cose delle belle. Volete sapere com'è andata? Iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace, commentate e buona visione. This is your way of control. Good morning! Fire it up, baby, fire it up, you baby, fire it up, baby. Buongiorno, mi sa che stiamo arrivando a piedi del benzina, stiamo a cercare un benzinaio. Mi sa che lui è già rimasto a piedi, a me ci manca un caso. Devi tirare quello dietro comunque. E stiamo uscendo ora dal resort per andare a cercare un cacchio di benzinaio. Il problema del giorno. L'ho dovuto spingere, siamo rimasti a piedi, cazzo. Ho spinto per 2 chilometri, 3 chilometri. Poi c'è sta uno che vende bottiglie da un litro di benzina. Cioè lo stiamo a far ripartire, roba da pazzi. Ecco ripartito. Poi stiamo andando al benzinaio a ricaricare perché così non si può. L'abbiamo trovato, stava a 4-5 km da casa, almeno. Una caratteristica che credo che sia una cosa generica in tutta la Thailandia è il fatto che riescono a montare delle attrezzature pazzesche intorno agli scooter. Cioè montano addirittura delle bancarelle, del cibo, delle bevande, qualsivoglia. Con l'infradito, in moto. Un altro fattore importante da non sottovalutare se la vostra permanenza è prolungata è evitare il rifornimento di gasolio negli stand con le bottiglie, con un sovrapprezzo del 300%. Ed è per questo che vi consiglio di rifornirvi nelle stazioni di servizio. Famosa per le sue spiagge, resort e la walking street Pattaya, 2 ore da Bangkok, ma offre molto di più che le semplici spiagge. Che cerchiate di rilassarvi con una bella bionda, fredda e frizzante, di assaporare le vaste qualità culinarie o avere una notte più movimentata iniziando da un cabaret show, ce n'è per tutti i gusti. La spiaggia, negozietti, ristorantini, mercatini. Andiamo a fare colazione qua. Le opzioni culinarie sono davvero vaste, per tutti i gusti e budget, ed in ambiti davvero singolari. Tutto fresco del giorno, raga. Non l'ideale per gli schizzinosi, ma con un leggero spirito di adattamento ci si abitua presto. In the walking street on a food market, i vostri sensi saranno bombardati dai differenti odori e colori. E a seguire potrete deliziarvi con il famoso e delizioso mango sticky rice. You eat without me? Yeah. Thank you, yeah, for waiting. Vegetable and pork. Miso soup. Rice. Ragazzi, un minuto di silenzio per chi è a Londra con i termosifoni accesi. Poco fa stavo osservando sta ragazza. Loro sono sempre sereni, rilassati, che vivono alla giornata. Eppure riescono ad essere sempre rilassati. Thai, nella loro lingua vuol dire sorriso. Io dal primo giorno ho detto che mi sarei buttato da qua. Ho appena scoperto un'ingiustizia clamorosa. Tutti quelli che vivono al piano terra hanno una scaletta per rientrare in camera dalla veranda. Comunque questo è il posto. Questo è il nostro resort, che oggi probabilmente lasceremo per andare ad un'isola. Avevo promesso il primo giorno che mi sarei buttato da qua e adesso lo faremo. Per via delle molteplici attività, Pattaya inizia ad acquisire la fama dell'Ibiza orientale, con un graduale incremento delle feste in piscina. Ha di certo tutti gli ingredienti per raggiungere buone potenzialità. Persone, stanze, temperature e tante piscine. Yeah. We're going. Nah, non facevamo casino, era solo il Chicago call. Chicago, yes. Oh, come here. Oh my god. This is tall, man. I'm about to jump. Whoa! Hey,
È solo la mia impressione o sembro un gigante che si fa il bidet in una piscina? Rewind. Wow! Ok, lo ammetto, il soggetto nel video è alquanto singolare, ma l'attività di balconing è sempre più diffusa da turisti festaioli e spericolati. L'ho fatto, ragazzi. Un altro fattore chiave che ha reso Pattaya una meta golosa è senz'altro il prezzo dei bellissimi alloggi privati per una persona, che con 3 stelle decisamente superiori agli standard europei troverete prezzi di circa 900 baht a settimana. Ammazza, fa tutto il giro la piscina. Che bello, anche se è freddissima l'acqua. Veramente fredda. Giochi d'acqua per bambini. E come potevamo noi non fare il bagno? Saranno pure bellissimi, però gli edifici fanno troppo ombra. Freddissimo qua in mezzo col vento. Dopo essersi bagnati, perché sta qua ghiacciata. Che per russi sicuramente va bene, pieno di turisti russi. Ma io mi sto cagato tutto al freddo. Ehi. Daddy, I'm ready. Thank you, Daddy. How to get back to my place now? I'm confused here. What building is it? It's just behind, on the first floor. I jumped from the. Yeah. So now I don't know how to get back to my room. There's a gate over here. All right. Oh yeah, you're right. Thank you. Thank you. Ah, think this way. Mi sono buttato da là sopra, mo posso provare pure la scalata. Dovrei uscire là, ma provo a scalare. Crazy things. Hey. I fucking did it. Oh my god. I did it. Yeah. Insomma, i giorni li passerete in un piacevole loop tra caffè, cibo, piscina, spiaggia, mare, cibo, festa, ripeti. Essendo comunque una città discretamente grande, il tutto sarà decisamente più facile avendo un mezzo di trasporto. E l'opzione che vi darà più indipendenza ad un ottimo prezzo è decisamente lo scooter. Le opzioni più comuni sono degli Honda Wave, Mio, Click, Yamaha Aerox, tutti tra i 100 e i 150 cm cubici, alla modica somma tra i 150 e 250 baht al giorno, l'equivalente di circa 4-7 euro. Ma per non incorrere in multe salate di 15 euro in nero, assicuratevi di essere muniti di patente internazionale. Bene ragazzi, la nostra giornata è proprio arrivata alla frutta. Ci aspetta un'altra magnifica serata in quel di Walking Street, in compagnia della incredibile sosia di Gloria Armani di Pattaya. Ciao Gloria! Se volete saperne di più, ovviamente, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina delle notifiche. Al prossimo video. Ciao! E se vi piace viaggiare, iscrivetevi al gruppo Facebook in descrizione. Non ve ne pentirete.